Cerimonia di oggi, sostanzialmente che cosa vuole testimoniare? Vuole testimoniare che la città di Reggio Calabria vuole stare vicina alle istituzioni, vuole stare vicina allo Stato, perché sente che lo Stato in questo momento gli è vicino. Ovviamente noi abbiamo raccolto questa esigenza, questa necessità, che è una necessità reale, e l'abbiamo trasformata in un momento, diciamo, di comunicazione. È un gemellaggio di così pregnante significato tra due club service, quelli che sono al servizio del cittadino e meritavano la cornice, la sede della casa comunale. Sì, vicinissime a Reggio Calabria, per noi davvero un motivo di grandissimo orgoglio essere vicini a questa comunità, e ancora oggi ho avuto testimonianza della capacità di accoglienza degli uomini e delle donne di Reggio Calabria, ma che penso dei calabresi in generale. Sì, si avvicina, io direi che è il primo momento dell'avvicinamento. Oltre che come presidente di club Lion, io parlo come vecchio medico di medicina generale e medico condotto, quindi la vicinanza alla gente è stata sempre nella mia opera professionale. La cultura delle nostre due province è molto vicina, quindi questo nostro incontro si prolungherà nell'estate prossima, quando gli amici di Reggio Calabria verranno a Macerata.